Ben trovati a Opinioni Incluse, magazine rotocalco breve in streaming a due ruote su vitaadueruote.it. Oggi parliamo di una mappa interattiva con ben quattro livelli di agibilità per gli utenti e che promette di ridurre lo stress di ciclisti e ciclomobilisti italiani. Siglettina e poi entriamo in studio per capire come funziona proprio attraverso le parole di chi l'ha realizzata e che è in collegamento con noi. Eccoci qua. Allora, in collegamento abbiamo Maurizio Napolitano, Head of Unit of Digital Commons Lab della Fondazione Bruno Kessler, e Matteo Fortini col cardigan verde, vagamente somigliante ad Arturo Zampaglione dei Tiro Mancino, che è un esperto di tecnologie open source. Grazie ad entrambi per la vostra presenza, collaborazione e breve disponibilità. Il modello fa riferimento comunque alla conformazione che abbiamo in Canada. Chi guarda la mappa, quella che abbiamo fatto con Matteo, si accorge subito che magari ci sono delle cose che non vanno, ad esempio i sentieri di montagna. Guarda, mi stai mostrando la mappa dell'Italia. Se andate a vedere la parte azzurra, bene o male, corrisponde dove sono le montagne. Ma questo perché? Perché la classificazione è pensata per Ottawa e noi l'abbiamo fatto a livello tutto italiano perché ci interessa stimolare il dibattito su questo tema e migliorare anche i dati di input. Ma adesso faccio un passo alla volta. Sostanzialmente il progetto nasce da Ottawa. Ottawa fornisce tutti gli strumenti per lavorare e ti permette di vederli di fare una piccola città. Una piccola città, scusate, perché Ottawa non è piccola, una piccola area. Da quella piccola area ora Una particolare. scalare. Poi con Matteo abbiamo guardato come scalare su tutta Italia. Siamo partiti Just for fun, io dico sempre, no? Con Matteo siamo dei silly hacker. Sì, siamo dei silly hacker, che questa parola hacker fa sempre un po' paura, però in realtà Con i hacker. paroloni, eh. Poi a proposito, tutto a Matteo Fortini, chiederò dopo in 30 secondi se spiega a noi AG e anche non necessariamente a questi lavori cosa sono, cosa significa open source, veramente didascalico, dopo che ha terminato l'Head of Unit. Prego. Vabbè, Edo Unit già quella comunque suona male, no? Caponita. Malissimo. Comunque praticamente hacker sono persone che condividono la conoscenza. Dopodiché, una conoscenza posso usarla per fare del bene o del male. Solitamente chi la fa per fare del male si dice cracker, che rompe. Però questo qua adesso è un altro passaggio: civic hacker, hacker civico, con persone come me, come Matteo, ma come tanti altri, che praticamente usano il loro talento e il loro impegno per risolvere i problemi della società. Poi chiaramente è in chiave digitale, ma chiunque può farlo, non è importante essere esperti di tecnologie, perché su questa mappa la cosa bella è che stiamo raccogliendo un sacco di feedback da persone che sono interessate al tema e che ci stanno dando un sacco di idee per migliorare, perché è stato proprio quello l'obiettivo quando l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta per divertimento. Io l'ho fatta per la mia città, Matteo l'ha fatta per la sua città. La città, ricordiamo, è Trento, mi dicevi Io nel precontest. Trento, sì, Matteo lascio che lo dica lui dopo, così. Sì. A quel punto abbiamo iniziato a scalarla su tutta Italia e qui è stato fondamentale l'incontro con Matteo per fare questa cosa, però abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti perché comunque entrambi, io lavoro in un centro di ricerca, a me non posso non dire che Matteo non sia un ricercatore e che si occupa con molta curiosità delle cose, entrambi dopo guardiamo come poter usare queste cose. Il nostro scopo in questo momento è quello di dare una scossa sul tema. Far capire che c'è la possibilità. Questi livelli di traffico non sono calcolati su dati del traffico stradale, ma sono calcolati su come è fatto, sono architettate le strade, com'è la relazione fra di loro, come le strade sono costruite per far sì che siano agibili alla bicicletta e una bicicletta. Ci arriviamo, non sviscerare tutto subito. Quello che voglio dire sostanzialmente sono legati alla parte infrastrutturale e quindi il modello di riferimento è quello che ha dato Ottawa. Scalo all'esperto di open source e ti chiederei gentilmente, intanto in 30 secondi, spiegaci cos'è una rete open source. Guarda,
Partirei, open source è un diciamo il papà della cultura aperta in senso lato, nel senso che le prime cose che sono state aperte probabilmente sono state appunto i sorgenti del software, perché c'era questa mentalità all'interno dell'MIT, soprattutto all'inizio, dove il software veniva condiviso. Cosa vuol dire cultura aperta in generale? Vuol dire che io devo poter prendere un'informazione, un dato, un sorgente, lo devo poter vedere, condividere, ma devo poter anche a mia volta ricostruirci sopra qualcosa, essere autorizzato a distribuirlo, a creare, quindi aumentare questa cultura che sto diffondendo. Come detto, era una cosa un po' da informatici all'inizio, quindi e uno delle due ingredienti di questa mappa è proprio l'open source. Quelli di Baikottawa hanno messo open source il software che hanno usato per calcolare questa mappa, e quindi per noi è stato molto più veloce andare a implementarla in Italia, perché altrimenti avremmo dovuto prendere un articolo, cercare di capire come avessero fatto e reimplementare noi la stessa cosa. Molto chiaro, molto chiaro. Una cosa. Allora, chiedo questo, ogni tanto faccio qualche domanda, certo, diciamo, certo, tra tutti, abbiate pazienza, se no è una moderazione dipartimentale, è un po' complesso. Allora, una domanda, anzitutto, chi dei due va in bicicletta o non va in bicicletta? Siate sinceri, schietti. Io ci vado per sport, diciamo, se ci vado quasi tutte le settimane, però a livello, insomma, di movimento, di sport, più che altro. Lei, dottor Napolitano? Io in bicicletta ultimamente non ci vado, ci sono sempre andato quando ero un po' più giovane per spostarmi, per proprie esigenze di spostamento. Poi nel momento in cui le mie attività lavorative, extra lavorative soprattutto, che sono legate allo sport, ma un altro sport, che si sta in palestra con una rete e mezzo e un pallone, che è la pallavolo, sostanzialmente mi trovo che magari devo andare a raggiungere posti lontani in quanto sono allenatore, e quindi praticamente la bicicletta diventa un mezzo meno efficace in questo momento, ma ho un forte interesse a riprendere questa attività di mobilità, perché dove dobbiamo anche muoverci a livello proprio di responsabilità. Domanda a entrambi: ma c'era davvero bisogno di una mappa per far sapere al mondo che ciclisti e ciclomobilisti sono troppo spesso lasciati al loro maledetto destino? E tu, Matteo? Vado io. No, non vai, le mappe servono per evidenziare i problemi, per discutere, per avere qualcosa su cui da guardare insieme. Sì, non ce n'era bisogno in generale, il problema c'è. La mappa aiuta a sapere dove è più urgente intervenire e quindi a conoscere meglio il proprio territorio e siccome le risorse sono, io faccio anche un po' il politico nella vita, nel senso che sono stato assessore, adesso sono consigliere del mio comune, chiaramente le risorse non sono infinite, bisogna decidere dove spenderle, quindi bisogna canalizzare insomma gli investimenti. È molto utile avere una mappa. Matteo Napolitano, siamo così stressati noi ciclisti, ciclomobilisti, fautori della vita a due ruote? Nerd, roba da nerd. No, non c'è ombra di dubbio che il tema è noto e qualsiasi ciclista ha una storia da raccontare in cui le cose non vanno bene, ma anche qualsiasi automobilista, ma anche qualsiasi pedone, e aggiungo anche qualsiasi proprietario di un locale, perché è un classico che mi ricordo, c'è una via a Trento, un percorso pedonabile, dove c'è un bel cartello che dice: attenzione, per piacere, passano camerieri su questo pezzo di strada perché qualcuno va via in bicicletta. Quindi la convivenza una sorta di preferenziale, insomma. Sì, ma il problema esiste, no? Anche perché spesso e volentieri si disegnano le piste ciclabili in maniera un po' fessa, diciamo, c'è la verità, perché c'è un pezzettino, no? Poi scompare, poi riappare. E ci vediamo insieme, 50 secondi di clip. Io ho sognato così, cioè quello che un ciclista, un ciclomobilista sogna in 50 secondi. Vediamo se riesco a essere rapido ed esaustivo come lo siete voi, vediamo un po'.
Matteo Fortini, ma chi vede questa mappa da consigliere, da, come dire, da politico, ci porterà poi a vedere strade come abbiamo visto, o cliché, o ambienti, o atmosfere come quelle della clip, secondo te? Allora, è chiaro che quelle atmosfere lì sono molto belle, sono anche un po' di, diciamo, di svago. Noi, quello che cioè, l'obiettivo di oggi per tutti è riappropriarsi della mobilità ciclabile anche nel quotidiano, nelle incombenze di tutti i giorni, nello spostamento appunto sicuro anche dei bambini in autonomia. Quindi la cosa importante è quella, riuscire appunto, perché non bisogna essere stressati, non bisogna essere dei folli impavidi, perché la bicicletta non deve essere un mezzo che deve sgusciare in mezzo alle auto fatta da solo da alcuni irriducibili, deve essere uno dei mezzi di trasporto che devono portarci al lavoro, a scuola, nelle attività pomeridiane, in sicurezza e in tranquillità. Quindi non solo io vengo da una città che era un po' così, noi avevamo i sensi unici che avevano l'autorizzazione per i ciclisti andare contro mano, sempre l'abbiamo avuti, da quindi c'è stata sempre una convivenza. È chiaro che allargando un po' la parte dal centro storico, uscendone, bisogna lavorare tanto su appunto questi percorsi per renderli più facili per tutti. Allora, Maurizio Napolitano, adesso metto un attimo la slide. Chi si salva dallo stress? È, diciamo, una, come dire, una prima mappatura, scusate, una prima didascalia sulla mappa. La leggiamo un attimo insieme. Allora, a Roma su un totale di 12.439 km mappati, 3.600 o giù di lì appartengono alla fascia massima di stress, ovvero LTS4, cioè quello, ricordiamo appunto, alla fascia immediatamente 5.811 alla fascia immediatamente inferiore, LTS 4 livelli da 1 a 4, il quarto è impavidi, John Wayne a cavallo che viaggia nel deserto con le balle di fieno che rotolano e i serpenti a fianco dei cavalli. Quindi Roma più o meno, dunque abbiamo visto, fascia massima di 3.600, insomma non male, su 12.000, quindi cos'è, un quarto, parlo a voi matematici, un quarto, diciamo, del territorio è da pionieri, no? da Far West, Maurizio Napolitano. Sì, tieni presente che comunque questi dati qua li ho elaborati io su una richiesta che mi ha fatto un tuo collega giornalista, e dopo è anche un po' difficile comparare un'area così grande come Roma rispetto ad altre città. Però mediamente è così, si può dire. Mediamente è così. Allora, c'è da dire che ci sono due aspetti che hanno a che fare con il modello. Il primo è che praticamente quelle da impavidi praticamente sono le autostrade, per intenderci, dove praticamente il biciclista manco ci va, se vogliamo, no? Poi abbiamo anche un altro piccolo problema, che questo qua è quello che si dice un bias, cioè un pregiudizio che viene dai dati. I dati vengono da OpenStreetMap, e uno dei nostri obiettivi anche insieme a Matteo è quello di solleticare le persone a conoscere meglio il progetto, perché è un progetto in cui le persone, così come Wikipedia facciamo una mappa del mondo, facciamo un'enciclopedia, in OpenStreetMap facciamo una mappa del mondo. E ognuno può contribuire a migliorare il dato. Ad esempio, su Trento abbiamo dei chilometri a livello di stress altissimo, potrebbero essere di più perché sono considerate anche le tangenziali, che in questo momento però sulla tangenziale, non ho detto che non è stato mappato il fatto che il ciclista non può entrare, praticamente non mi vengono fuori, mi vengono fuori anche una categoria sotto, quindi potrebbe anche cambiare il livello. Sicuramente però quando andiamo a prendere un'area come Roma, che è grande e non vale che voglio dire, perché hai ragione anche tu, cioè non male la percentuale è uguale, dobbiamo anche ragionare che quella parte lì, quella che è la più rossa, è molto legata anche a delle zone che sono dedicate esclusivamente alle macchine. Nel video che si è fatto vedere prima sono zone dedicate esclusivamente ai ciclisti, che sono quelli che vogliamo. Poi secondo me quello che è più interessante è che quello che sta scatenando l'effetto è la commissione, è quello di riuscire a capire dove intervenire. Quando vediamo una striscia rossa che entra in una zona che è collegata con molto, molto azzurro, molto verde, giallo, che sono i colori che abbiamo messo, quella striscia rossa diventa veramente un pugno in occhio, perché non è sulla tangenziale, non è sull'autostrada, è al cesso del centro città. E allora quella cosa lì dice: cosa sto sbagliando? Lo dice al policy maker, lo dice all'urbanista, e queste sono le cose interessanti. Quindi si salva dallo stress, concludendo, chiaro, purtroppo le strade sono dedicate soprattutto alle macchine, pensare a ragionarle anche per il ciclista è la grande sfida ed è il messaggio che noi vogliamo dare con questa mappa. Matteo Fortini, a Torino su quasi 3.000 km totali, 692 livello 4 e 1.200, quindi la maggioranza sembrerebbe essere con un livello inferiore a 3, chiedo scusa, a Reggio Emilia piano piano più si va su e diciamo meno, no, mi pare di capire, meno zone 4 ci sono e cominciano a scendere un po'
i livelli, tra virgolette, di pericolosità, no? Sì, adesso, come diceva Maurizio, secondo me una cosa importantissima di questo progetto è che l'abbiamo potuto fare su tutta Italia, perché ci sono dati già disponibili, aperti su tutta Italia, creati da volontari, e questo è stato fondamentale, cioè si potrebbe estendere a tutto il mondo. L'altra cosa importante è lo stimolo a migliorare questa qualità dei dati, che però non è uno stimolo a dare dati ad altri, è creare cultura ancora sopra quella che è già stata fatta da altri e andare a migliorarla. Mi hanno segnalato che in alcuni comuni stanno addirittura dicendo: vedi, non ci sono problemi, e i ciclisti dicono: adesso vado a migliorarti la mappa, quindi, come per farti vedere il problema. Da una parte o dall'altra, sotto elezioni, parla un assessore, si tira un po' di qua, si tira un po' di là. Sappiamo che i dati parlano, ma come si dice, se li torturi abbastanza ti dicono qualunque cosa, quindi bisogna saper interpretare. E però la bellezza di avere dati aperti su cui tutti possono lavorare, e anche criteri aperti, perché il modello di Bike Ottawa può essere migliorabile, non è detto che sia perfetto, però ci dà una base di lavoro su cui discutere. Policy maker, cittadini, appassionati, esperti, informatici che non sanno nulla di tutto questo, ma che sanno fare la programmazione. E si crea questa bella unione di lavoro per ottenere poi un mondo, una qualità della vita migliore per tutti. Allora, stiamo concludendo. Vi chiedo due cose. Allora, uno, ricapitolando, in tre mosse come funziona, e due, dove si può utilizzare. Ok, tre mosse. Andiamo sul sito bicistressatedaltraffico.it. bicistressatedaltraffico.it, scusa, ti troppo, tanto poi quando si tagga in condivisione e pubblicazione poi sui social si mette sotto in calce, lo metterò anche io eventualmente, il sito bicistressate.it, giusto? Sì, nome. bicistressatedaltraffico.it, scelto da Matteo questo nome. A questo punto appare la mappa dell'Italia, possiamo fare del zoom attraverso i bottoni più o meno che troviamo sulla mappa, oppure attraverso la rotellina del mouse. Tenendo premuto poi il mouse possiamo trascinare dove vogliamo. Abbiamo questi quattro scelte di colori che si vedono sulla destra, facendo clic su quelli semplicemente attiviamo o disattiviamo quello che vogliamo colorare. Però su questo si va dritti sul sito da qualsiasi browser. Direttamente sul sito da qualsiasi browser, e abbiamo anche fatto in modo che funzioni anche sullo smartphone. Quindi quando una persona guarda sullo smartphone, il sito risponde in maniera efficace. Vede a questo livello di zoom. Lo smartphone, perché proprio un ciclomobilista piazza lo smartphone lì, oppure con le cuffiette, che è interattivo anche per caso, se uno mette le cuffiette mi dice quello che dovrei vedere. Noi siamo aperti ad avere ulteriori sviluppi. Abbiamo in mente diverse idee: migliorare il modello, stimolare le persone a raccogliere dati. Sto lavorando anche alla creazione di un progetto di gamificazione, quindi di gioco, in cui si chiede alle persone di raccogliere dati per migliorare il tutto. Stiamo anche ragionando, adesso scusami Matteo, ma parlo più della tua FBK dove lavoro, sull'integrazione con dati da altre sorgenti che possono migliorare ulteriormente il dato, perché in questo momento il dato è statico, però dopo l'usabilità della strada, di quella strada, che è che me lo danno? Possono dare informazioni di traffico, conta bici, tracciamenti con GPS, informazioni anche che vengono da sopra come strada. Dinamico interattivo, molto chiaro. Però più abbiamo dialogo su questo, e maggiore sarà il risultato. Io direi, fatelo vedere ai vostri amici ciclisti, a chi ne sa di più di voi, discutetene, fatelo vedere ai vostri politici. Se ci sono dei problemi, è il suo bello, cioè la cosa bella è quella, se si trovano, capire da dove vengono, o si migliora il modello o si migliora la strada. In tutti e due i casi abbiamo vinto tutti, perché otteniamo... È una partecipazione collettiva, insomma, per aiutare, no, a migliorare un po'. Molto importante. Va bene, allora... La partenza è il punto di discussione. La vera meta è il viaggio. E grazie a Maurizio Napolitano e Matteo Fortini, e in bocca al lupo. Buona, allora, interattività, buoni aggiornamenti di mappe, allora, a questo punto. Magari se ti vorrà... Soprattutto andate in bici, perché... Andate in bicicletta, basta dei movimenti infrasettimanali, utilizzateli di più, vedrete da studi acclarati e certificati pubblicati su riviste ad hoc, non su altre riviste, non su riviste che non ci azzeccano nulla. Le prossimità, 5-6 km, la gente prende tutta la macchina per
per correre 5-6 km. E magari questo sulla mappa risulterà di meno, ma sappiate che è così, 5-6 km, la nostra prossimità italiana ce la gustiamo tutta nel nostro abitacolo. Allora, speriamo che le cose cambino da qui a breve. Grazie ancora per la partecipazione, a presto con le mappe interattive antistress.